گوشه جان خود جان تو دیدم، چو خیش جان خود جان تو دیدم. ز خیشان بر تا بیگانه گشتم، فسانه عاشقان خواندم شب و روز، کنون در عشق تو افسانه گشتم، کنون در عشق تو افسانه گشتم، افسانه گشتم، کنون در عشق تو افسانه Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento periodico delle serate musicali di Abason Bottega dei Suoni. Anche questa sera, come vedete, senza la presenza del pubblico, esclusivamente online, ma probabilmente potrebbe essere l'ultima volta. Non vediamo l'ora di poter continuare a fare queste nostre serate con la presenza del pubblico in sala. Tuttavia la stagione continua e il ciclo di quest'anno, Oltre il tempo e lo spazio, affronta questa sera una nuova tappa. Il tema di questa sera è musica e poesia. Un tema abituale, l'accostamento musica e poesia è una delle modalità più frequentate nelle forme abituali di spettacolo, ma ciò che vorremmo presentare questa sera attraverso tre tappe è presenta qualcosa che probabilmente abitualmente non si affronta. E scendo subito nell'affrontare il primo di questi step, e cioè il fatto che antropologicamente la poesia e la musica nascono insieme. E cioè che, anzi, sembrerebbe proprio che la forma naturale di espressione dell'uomo è l'espressione lirica, cioè l'espressione nella quale il ritmo, il canto, anche il gesto nascono insieme. Lo possiamo vedere da due aspetti. Prima di tutto il fatto che normalmente tutti noi, i bambini, prima imparano a cantare e poi imparano a parlare. Prima imparano le melodie e solo dopo imparano a articolare dei discorsi. E questo è un fatto proprio, sembrerebbe proprio antropologico. Ricordo quando ero un bambino, ma sarà stata l'esperienza di tutti noi, quando a scuola ogni tanto, per fare un po' il discolo, tiravo i capelli alle altre bambine, no? E allora le prime volte facevano finta di niente o magari fingevano di non reagire, ma quando poi uno insisteva, magari si giravano e ti dicevano subito: oh, allora Tonino, la smetti o no? Cioè immediatamente veniva naturale esprimersi con una modalità che era appunto quella che potremmo essere assimilabile alla forma espressiva del rap. L'altro elemento che presentiamo che rafforza quest'idea che questa è la modalità naturale di espressione dell'uomo, la constatiamo dal punto di vista storico, cioè le grandi opere letterarie, che oggi per noi sono opere letterarie del passato, in realtà sono grandi poemi lirici. Le opere che ci derivano proprio dall'antichità, il Gilgamesh piuttosto che l'Iliade, l'Odissea, i poemi omerici, ma anche le opere degli antichi egizi, non sono opere in prosa, cioè non è che prima è nato il romanzo, prima è nato il poema, e che si esprimeva attraverso un'articolazione che era di canti. Ecco, questo è il nostro punto di partenza, cioè il fatto che sempre, in tutti i tempi, e quindi anche oggi, la forma naturale di espressione dell'uomo,
è proprio questo gesto lirico nel quale il ritmo, la parola e l'articolazione del suono si avvicina, è un tutt'uno. Allora io vorrei iniziare questa nostra serata musicale, questa prima tappa, con un gioco. Vorrei approfittare del fatto che sono già presenti in sala gli esecutori che poi si susseguiranno in tutta la serata musicale, quindi chiedere ad alcuni musicisti che poi si esibiranno in seguito di prestarsi per un montaggio estemporaneo. Quindi io chiederei a Riccardo, per favore, alla batteria, mi aiuta a fare una base per una costruzione insieme ovviamente al basso. Dove c'è una batteria c'è anche un basso, quindi Diego, per cortesia, faremo una base in quattro molto dritta, molto, molto precisa, molto abituale, e il giro che faremo sarà, diciamo, una battuta in Mi minore e una battuta successiva in Fa frigio. E quindi chiedo magari anche a Marco, se poi si vuole unire con la chitarra, questo sarà lo schema. È un tappeto musicale, sul quale io poi chiederò a Federica, che tra noi è quella che ha fatto gli studi classici e che quindi è in grado di leggere il greco, io ho qui l'inizio dell'Iliade, proprio in greco antico. Io non saprei neanche leggerla, perché ho in mente la versione in italiano dell'Iliade che fanno quelli che fanno il liceo scientifico o gli altri, quella tradizionale della traduzione di Vincenzo Monti, canta mio diva del Pelide Achille, l'ira funesta, eccetera. Però qui è l'originale in greco antico, nella metrica, nell'esametro greco, e quindi vorrei chiederle di leggere sul tappeto che adesso le presentiamo, così come l'ha pensata Omero, l'inizio, il proemio proprio dell'Iliade. Proviamo a vedere che cosa salta fuori. Allora, dicevamo una base in quattro. A, te, ti, po. Attacchiamo il basso. Attacchiamoci noi. Enina eidezea, deleia deo achilleos, ulomene nemiuri, acaio isalgezie, olla stiftimus, sucas aidi proiazze, eroon autus, deloria deu che cunesti, oio noisi te pasi, dioste te lei e tobul, ex sudeta prota, diaste tenerisante, atre deste anax, andronca i dios achilleus, testar sproin seon, eridic sine che macestai, distar spo exeon, eridic sune che ma che stai, ti star spo exeon, eridi sune che ma che stai, ti star spo exeon, eridi sune che ma che stai, ti star spo exeon, eridi sune che ma che stai, ti star spo exeon, eridi sune che ma che stai. Io credo che questo esperimento, vedete che cosa è successo? Dalla giusta posizione di alcuni elementi linguistici sulla quale ci siamo immediatamente intesi con i vari musicisti qui e con Federica, abbiamo in modo assolutamente naturale dato uno sfondo, certo interpretato come potremmo farlo noi del XX, XXI secolo, ma di un qualcosa che
suona assolutamente arcaico, arcano, ancestrale, potremmo dire. Grazie. Questo è il punto di partenza della nostra serata musicale, del nostro esame del rapporto tra musica e poesia. Quindi possiamo dire veramente che per millenni musica e poesia sono andati avanti insieme, però sta di fatto che a un certo punto musica e poesia hanno preso una strada distinta. Sono tanti i motivi di questa divaricazione, però io vorrei presentarne uno che secondo me è caratteristico proprio della nostra, come dire, civiltà occidentale. Possiamo dire che almeno fino al X-XI secolo musica e poesia veramente andavano avanti insieme. Ancora, non so, il Cantico delle Creature di San Francesco è un'opera letteraria, ma è un cantico, quindi possiamo veramente immaginare che sia stato pensato con una musica, con una scansione, con quella articolazione ritmica simile a quella che abbiamo presentato adesso nell'Odissea. Poi però accade che nella nostra storia artistica dell'Occidente si inventa la polifonia, cioè il fatto che fino ad allora la musica era una musica monodica. Poi a un certo punto si scopre che c'è la possibilità di far cantare a una voce un qualcosa e a un'altra. Ora, dato che i testi a questo punto non sono più sincronizzati, si comincia a perdere la scansione metrica, per cui le parole e le note non hanno più la stessa organizzazione ritmica. È a questo punto che si inventa la notazione mensurata, cioè che la musica non è più legata alla sillaba, ma a una entità astratta che è appunto la nota. Grande inventore delle note musicali è appunto Guido d'Arezzo, che ha inventato proprio questa, il suo contributo, l'invenzione delle note musicali, deriva proprio dal fatto che c'è una scissione proprio concettuale dal concetto di suono, dal concetto di sillaba. E quindi inevitabilmente i testi hanno cominciato a seguire una propria autonomia, un'autonomia ritmica, è cambiato proprio anche il modo di concepire la scansione ritmica della poesia, e la musica, soprattutto appunto la musica polifonica, ha cominciato ad articolare le sillabe in modo autonomo, e le due strade sono proseguite distinte. Certo, l'esigenza di unità espressiva dell'uomo è qualcosa che è più forte anche di queste innovazioni. E quindi adesso ci portiamo nella seconda tappa di questa nostra serata musicale, che appunto affronta il rapporto tra musica e poesia, partendo dalla constatazione che ormai arriviamo a una situazione, la situazione degli ultimi secoli, in cui la musica e la poesia sono due entità distinte, ma che come dire, sono sollecitate a essere riunite in un unico gesto. Quindi l'idea è quella di restituire il suono alla poesia. Ecco, presentiamo alcuni esempi di questa restituzione del suono alla poesia. Cioè, noi abbiamo che il poeta, almeno negli ultimi secoli, possiamo già dire da Dante in poi, Dante è un personaggio che è stato tirato in ballo molto in questo ultimo anno, in questi ultimi mesi. Ecco, già Dante viveva questa separazione, anche se la sua Divina Commedia in effetti è articolata in canti, tuttavia erano canti detti. E qual è l'indizio che ci dice che era qualcosa di detto? Il fatto che l'articolazione metrica della Divina Commedia è in endecasillabi. L'endecasillabo, proprio per come è costruito, è proprio un verso che desidera esprimersi in una struttura metrica rigida, appunto quella delle 11 sillabe, ma con una scansione di accentazione piuttosto ampia. Non è come altri metri, come per esempio l'ottonario, che ha una scansione molto regolare. L'endecasillabo, proprio anche dovuto al fatto che
le sillabe sono 11, quindi un numero primo, possono essere articolate con accentazioni distinte da un verso all'altro. Ed è quello che conferisce in generale al verso endecasillabo quella grande varietà ritmica. Ecco, il primo esempio che vogliamo esaminare di cercare di restituire il suono alla poesia è in realtà un'operazione di quelle, appunto, sono stati fatti tanti esempi, che deriva dall'esperienza, diciamo, dell'arte, della poesia del XX secolo. L'esempio che abbiamo scelto è uno dei lavori che ha fatto Fabrizio De André. Appunto, non è assolutamente l'unico, però è interessante citare il fatto, molto celebre, il lavoro che ha fatto su una raccolta di poesie di Edgar Lee Masters, che è l'antologia di Spoon River. È uno dei testi di letteratura della poesia contemporanea, poesia americana, veramente geniali e di riferimento nella storia della poesia americana. Accade che negli anni 60 Fernanda Pivano cura la traduzione in italiano di queste poesie e dalla amicizia con Fabrizio De André nasce l'idea di musicarne alcune. Ed ecco che allora accade questa stratificazione di restituzione del suono alla poesia. Il fatto che esista un pensiero poetico originario nella quale le poesie sono state scritte in inglese e la ritmica, l'incedere ritmico del verso di Masters è un verso tipicamente, un incedere tipicamente inglese. È stato tradotto in italiano da Fernanda Pivano con un metro libero, esattamente come il metro di Masters, però con una scansione poetica simile a quella del settenario dell'endecasillabo. De André la riprende e traduce in una formula metrica, invece piuttosto regolare, che per esempio in questo caso, nell'esempio che vi presentiamo, è la canzone Il Giudice, è proprio la classica, il classico ritmo quadrato in due quarti, la scansione irregolare di Fernanda Pivano, che a sua volta faceva riferimento a una traduzione in inglese. A questo aggiungiamo anche il fatto che questo lavoro di traduzione, soprattutto dall'italiano di Pivano all'italiano del testo di De André, è una traduzione piuttosto libera. La poesia originaria è molto più breve rispetto al testo della canzone di De André. De André ci mette dentro molto del suo, alcune immagini della immagine della canzone, celebre canzone, Il Giudice, che tra poco vi presenteremo, non sono presenti nella poesia originaria, però servono appunto a restituire il colore generale, comunque l'idea di fondo di questa poesia. Poi la storia l'andrete a recuperare, è la storia di questo personaggio, un giudice, il cui però tratto caratteristico non è il fatto di essere appunto uno stimato professionista, funzionario pubblico, ma il fatto di essere fondamentalmente un nano, una persona bassa di statura. In un paesino come Spoon River, questa cosa qui fa venire proprio alla evidente la disparità che c'è tra la piccolezza della persona e in un certo senso anche la meschinità della persona e l'altezza del ruolo che invece giunge a svolgere, quella di pubblico magistrato, di dispensatore della giustizia del paese. Ecco, a presentarci questa versione del giudice di Fabrizio De André è ancora in compagnia, nostra compagnia, una presenza che continuiamo a ringraziare, Carlo Bonnici, alla voce. Io mi metto qui al pianoforte ad accompagnare. Ecco a voi un giudice di Fabrizio De André. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ve lo
fuori velan gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù, la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Fu nelle notti insonne, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra di un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Ecco, l'operazione di restituzione del suono alla poesia in questo caso è stata affrontata in maniera piuttosto libera. Si può affrontare la cosa in modo un po' più rigoroso, e gli esempi che invece ora vi presenteremo vanno un po' in questa direzione, cioè l'idea di prendere la poesia originaria, anche nella lingua originale, e senza modifiche, restituirla a una metrica così com'è, senza, come dire, mediazioni linguistiche come quella che ha fatto De André. Gli esempi che vi, ce ne sono tanti, che vi presentiamo, riguardano tutte liriche, diciamo, profane, perché in realtà questa cosa qui ha una grandissima tradizione nel caso della musica religiosa, perché tutte le forme fisse, per esempio della liturgia, sono testi che non sono mai stati cambiati, quindi tutte le messe scritte da tutti i grandi musicisti hanno sempre esattamente quel testo, ed è, come dire, la sfida creativa di ogni musicista affrontare, non so, la parola Kyrie Eleison, viene sempre la, come dire, la curiosità di conoscere come i vari musicisti hanno restituito in musica, per esempio, queste due parole. Chi non l'avesse fatto è veramente una grande sorpresa, perché praticamente tutti i musicisti hanno scritto della musica sacra, hanno scritto delle messe, e andate per esempio a confrontare come un autore persino laico, tra virgolette, come Beethoven, nel suo grande testamento musicale, che è la grande Missa Solemnis, musica le parole Kyrie Eleison, oppure come le stesse parole sono state musicate in maniera completamente diversa, di una dolcezza sconfinata,
nel Requiem di Mozart, perché anche le messe da Requiem sono pur sempre messe, quindi hanno dentro la parola Kyrie eleison. Ma questo lo possiamo trovare nella musica di anche molto più antica di Vivaldi, oppure anche negli autori contemporanei. Stravinsky ha scritto delle messe e sono veramente sorprendenti, molto interessanti. Anche, per esempio, mi viene in mente ovviamente il Requiem di Verdi, oppure le messe di Puccini. Bene, lasciando da parte questo modo di avvicinarsi al testo, quindi il testo è sacro e quindi non può essere modificato, ma la stessa cosa è avvenuta anche nel caso di poesie, diciamo, liriche, profane. Ecco, dicevo, gli esempi che vi presentiamo sono tre e sono, secondo un campionario variegato, di questo tipo. Il primo caso nasce da una storia di amicizia tra un grande poeta, che è Gabriele D'Annunzio, con Tosti, che ha fatto delle liriche da camera proprio un suo codice espressivo esplicito. Entrambi, oltretutto, avevano in comune l'essere appartenenti alla stessa terra, erano entrambi abruzzesi, e hanno scritto anche delle opere insieme. Cioè D'Annunzio ha scritto dei testi espliciti per Tosti perché li mettesse in musica. Una delle arie, anzi delle canzonette più celebri frutto di questa collaborazione è Avucchella, che vuol dire la boccuccia, in italiano potremmo dire la boccuccia, e sentirete proprio come l'idea originaria di un testo poetico scritto da D'Annunzio, in questo caso si sapeva fin dall'inizio che era destinato a essere musicata. In questo caso D'Annunzio non ha fatto tanto la parte del poeta, ma ha fatto quella che potremmo dire la parte del librettista o la parte del paroliere, che quindi sa già fin dall'inizio che la musica, le parole che scriverà devono avere una scansione ritmica finalizzata, metrica ritmica finalizzata alla musica. Non so, pensiamo ai grandi librettisti delle opere, pensiamo a Francesco Maria Piave per Giuseppe Verdi, oppure a quello che è stato Lorenzo da Ponte per Mozart. Ecco, in questo caso, in questi grandi binomi, anche D'Annunzio e Tosti hanno lavorato insieme, e Avucchella è una delle testimonianze più importanti di questa collaborazione. Il secondo esempio invece è un esempio nella quale il rapporto è un pochino più distante. Una delle opere più interessanti di Thomas Eliot è il libro dei Jellicle Cats, dei gatti Jellicle. In italiano anche Jellicle è una parola inventata, non sappiamo neanche. I gatti tuttofare, in italiano è stato tradotto così, il libro dei gatti tuttofare. Ed è una raccolta poetica che soprattutto nel mondo anglosassone è veramente molto celebre, paragonabile a quello che per noi in Italia è la favola di Pinocchio. E quindi molti bambini di quelle terre sono venute su con l'immagine di questo campionario di gatti, che poi è un'immagine che è sicuramente stata alla base anche delle immagini che hanno ispirato Walt Disney nel creare i grandi personaggi, Pietro Gamba di Legno, i gatti e poi in generale anche i topi, i paperi, eccetera. E quindi da questo libro dei gatti tuttofare, un grande musicista inglese, Andrew Lloyd Webber, ha preso ispirazione, perché evidentemente faceva parte del suo universo espressivo dell'infanzia, e gli è venuto in mente di costruirci sopra un musical. Cats è uno dei musical più celebri di Andrew Lloyd Webber, ancora oggi in cartellone, è uno dei musical ancora più rappresentati al mondo, ed è caratterizzato proprio da un grande campionario di questi personaggi di gatti, il cui personaggio principale è proprio Grisabella, che è una strana gatta che ha una gatta che ha una certa età, ma che ha un grande trascorso. Ecco, ascolteremo proprio una canzone, che è Grisabella the Glamour Cat, che in realtà non viene cantata da Grisabella, perché è un'altra voce che descrive appunto Grisabella. E la caratteristica di questa lirica in particolare è proprio il fatto che le parole che sono state messe in musica sono esattamente le stesse parole usate da Eliot.
la canzone più celebre di questo musical Cats è Memory, però Memory in realtà è una operazione, i versi non sono esattamente quelli scritti da Elliot e non sono neanche versi presi dal libro del Jellicle Cats. È un'operazione nella quale la canzone Memory, che è effettivamente più celebre, però è stata fatta un po' quell'operazione di mediazione, come nell'esempio che abbiamo ascoltato prima di De André. Il terzo esempio è una cosa ancora più distante, ed è un lavoro di restituzione del suono e del colore del clima poetico della poesia, ispirata ad una poetessa, la principale poetessa americana, che è Emily Dickinson. Emily Dickinson ha ispirato tantissimi musicisti e proprio per il suo modo molto asciutto di verseggiare si presta particolarmente bene a essere messo in musica. Poesie di Emily Dickinson sono state musicate da tantissimi grandissimi musicisti, in particolare c'è una raccolta molto bella di Aaron Copland, che costituisce proprio quasi forse l'esperimento di ciclo di liriche più riuscito. Però a questa ispirazione anche personalmente mi sono avvicinato, e quindi io ringrazio già in anticipo le interpreti di questa sera di aver scelto tra le canzoni legate a questo tema anche una lirica nella quale io mi sono cimentato appunto a restituire in musica dei versi di Emily Dickinson. Ecco, ripeto proprio come presentazione i tre brani che verranno eseguiti adesso di seguito, quindi prima Avukel di Tosti D'Annunzio, poi Grizzabella de Glamour Cat da Thomas Hilliard di Lloyd Webber, e poi Summer for Thee di Antonio Bologna su testo di Emily Dickinson. Interpreti Imma Riccardi alla voce soprano, ringraziamo, e Federica Casella al pianoforte. Grazie.
double suppose that night was greased up by the grazie. Continuiamo con questa tappa di restituzione del suono alla poesia. Continuiamo con questa tappa di restituzione del suono alla poesia. Accade qualcosa, appunto, e questa è un'attitudine tipica della nostra civiltà occidentale, che potrebbe essere considerato proprio un paradigma, lo vediamo adesso nel rapporto tra musica e poesia, ma accade in tante forme espressive, quella della sublimazione. Cioè accade che la poesia ispira la musica e la musica esprime, entra talmente tanto nel pensiero poetico che a un certo punto non ha più neanche bisogno delle parole. È accaduto in tante situazioni, soprattutto nel Novecento, ma ci sono alcuni illustri precedenti. Ecco, gli esempi che vi presentiamo adesso sono due esempi proprio di questa sublimazione, e sarà interessante andare a vedere nella storia della musica, è un invito che vi faccio, sono veramente tanti gli esempi simili a quelli che vi presento ora. Il primo è di Franz Liszt.
Franz Liszt, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, ma nella sua carriera ha musicato dei sonetti di Petrarca. Ne ha musicati tre e li ha pubblicati, diciamo, nella sua prima maturità. Sono opere interessanti per il fatto che il sonetto di Petrarca, che è una appunto è un sonetto, quindi è un verso in decasillabo, il sonetto dal punto di vista metrico si presta male a essere musicato, e Liszt fa veramente in questi sonetti di Petrarca un lavoro metrico molto interessante, perché riesce a dare regolarità ad una struttura che è intrinsecamente irregolare, come quella del verseggiare delle strutture metriche e ritmiche del sonetto. Poi è accaduto che queste opere, che non hanno riscontrato in realtà particolare successo, sono state trascritte da Liszt solo per pianoforte, quindi ha eliminato la voce e ha mantenuto solamente la musica di questi sonetti del Petrarca, e poi li ha pubblicati dentro ai suoi volumi degli anni di pellegrinaggio. E così è accaduto che questi brani sono entrati invece nel grande repertorio pianistico, per cui fate l'esperimento su YouTube, troverete sicuramente ancora delle versioni di questi sonetti cantati, ma sono molte, molte di più le versioni solo pianistiche. Questo, in particolare questo, di questi sonetti, io ve ne presenterò uno che è, tanto ho tirato fuori il testo, quel sonetto di Petrarca che è Pace non trovo. La cosa veramente interessante, il 106, la cosa veramente interessante è che la melodia di questo brano è assolutamente regolare e lui riesce a distribuire le sillabe di un endecasillabo. Tutto questo nella musica per pianoforte non si coglie, ma si coglie il colore generale, e ci dà l'idea di come Liszt intendesse la passionalità della poesia di Petrarca. Questa cosa è ancora più evidente, vi dicevo, nella musica del Novecento. Il secondo brano, il secondo esempio che vi presento immediatamente dopo è di Claude Debussy. E qui il riferimento è chiaro all'ambiente del simbolismo e del decadentismo francese. Molto importante è il suo rapporto anche di conoscenza con Charles Baudelaire, e proprio Charles Baudelaire ha ispirato diverse pagine di Debussy, in particolare dei suoi preludi. Ha pubblicato una raccolta di 24 preludi, 12 del primo libro, 12 del secondo, e già nel primo libro troviamo un preludio che ha come titolo, adesso purtroppo il mio français macaronique vi farà magari un po' sorridere, Le son et le parfum tournant dans l'art du soir, che in italiano suona I suoni e i profumi danzano nell'aria della sera. È un verso tratto da una poesia di Baudelaire che si chiama Harmonie du soir, cioè Armonie della sera. E la cosa veramente interessante è che l'armonia della sera e questi suoni e profumi, quindi immaginate proprio queste sinestesie, vengono presentati in un brano per pianoforte solo. Quindi questo aspetto della sublimazione, della poesia che a un certo punto si incorpora nella musica stessa senza aver neanche più bisogno della parola, è qualcosa che ci viene testimoniata in maniera esemplare da Liszt e da Debussy, ma poi lo vedrete nella storia della musica questo è accaduto tantissime altre volte, poche volte prima di Liszt ma tantissime volte dopo Debussy. Buon ascolto. Thank you.
grazie. Bene, lo scopo di queste nostre... Bene, lo scopo di queste nostre serate musicali è certamente quello di presentare degli esempi e lasciare a chi ci segue, soprattutto in queste modalità di chi ci segue online, l'intenzione, la nostalgia di due cose. Prima di tutto di ascoltare ancora tanta musica, ascoltarne tanta. Queste sono solamente degli esempi e vorrebbero lasciare l'appetito per andarsi a cercare altre occasioni di ascolto. E poi l'altra esigenza, l'altro bisogno che intendono innescare è quello di assistere all'accadimento musicale lì dove veramente questo avviene. Quindi fino adesso appunto non è possibile al pubblico essere presenti in sala, ma già confidiamo nella prossima serata musicale che sarà a maggio. L'idea è quella di lasciare a chi ci segue online la nostalgia di sentire dal vivo l'energia, la vitalità, l'accadimento della musica, perché ovviamente quello che viene catturato e riproposto in una riproduzione meccanica come quella di un video online è un fantasma rispetto a quello che accade veramente. Bene, ma in questi esempi che vi abbiamo presentato, la stessa cosa, lo vedete, accade in generi musicali molto diversi tra loro. Arriviamo dunque all'ultima tappa di questo nostro percorso, musica e poesia. La prima parte l'avete vista, cioè il fatto che il lirismo è innato nell'uomo. La seconda tappa che abbiamo concluso adesso, cioè il rapporto tra parole e musica, come il suono restituisce, come la musica intenda restituire suono alla poesia. E il terzo aspetto che vorremmo presentarvi è qualcosa invece più prettamente linguistico. Le lingue non sono tutte uguali. Vorremmo approfondire un attimo su un patrimonio particolare che noi, in quanto italiani, abbiamo, cioè la nostra lingua. La lingua italiana è una lingua particolarmente, che si presta particolarmente bene a essere messa in musica. Ne è testimonianza il fatto che ancora oggi, tra le opere più rappresentate al mondo, la maggior parte, sulle prime 10, andate a vedere Opera Base, tutti gli anni pubblica la statistica delle opere più rappresentate al mondo, su 10 opere, nella top 10 delle 10 opere, mi sembra che 8 sono in lingua italiana. È vero che c'è nella top 10 il Don Giovanni di Mozart, che è scritto da un compositore Mozart che appunto italiano non era, però i suoi capolavori più interessanti, guarda caso, li ha fatti musicando opere in italiano. Ecco, la musicalità della lingua italiana è qualcosa di cui dovremmo andarne un po' più fieri rispetto a quello che normalmente ci sembra di ascoltare, soprattutto negli ultimi decenni. Cioè, sembrerebbe proprio che, soprattutto dal secondo dopoguerra, il tentativo di verseggiare, di fare versi e di canzoni, delle canzoni, delle nostre canzoni italiane, sia sempre troppo sforzato di imitare un'altra lingua, che è l'inglese, che ha ovviamente grandissimi punti di forza, non sarò certo qui a denigrare un'altra lingua, però da un punto di vista strettamente metrico è molto meno espressiva rispetto all'italiano. Basti dire che nella maggior parte delle parole in inglese, qui sono pronto a sfidare chiunque, insomma è un dato statistico, la maggior parte delle parole in inglese è di una sillaba sola. E quindi potete immaginare una frase che può ricorrere tantissimo in tantissime canzoni come I love you. I love you è facilissima da musicare perché sono tre sillabe, I love you. E quindi io posso costruire metricamente, accentare indistintamente sulla prima, sulla seconda o sulla terza e comunque il metro si adatta. Mentre invece in italiano la stessa frase io ti amo
È vero che sono, intanto le sillabe sono quattro, e inevitabilmente diventa naturale accentare la penultima, io ti amo. E questo vuol dire che non diventa più ricca la possibilità di melodiare. Intanto la maggior parte delle parole italiane sono piane, quindi l'accento cade sull'ultima sillaba. Ti amo, 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 l'accento sulla A e poi c'è ancora un'altra sillaba. Serate musicali, musicali, musica, l'accento cade sulla A e poi c'è sempre una sillaba in più. E quindi vuol dire che le nostre melodie sono piane. Faccio un esempio. La prima che mi è venuta in mente, che non è, fra l'altro, non è neanche in italiano, è in milanese. Però in questo caso è... L'esempio calza molto bene perché lo sentite, la sentite l'appoggiatura? Oppure o sole mio. Quindi la maggior parte del melodiare tipicamente italiano, non so, un altro melodiare, questo è di Mozart. Non ti dai amoroso. E c'è una sillaba in più. E poi? Sentite che sono piane le parole. E l'ultima sarà tronca. Allora, questa cosa qui risulta molto, molto facile, molto bella, molto naturale nella lingua italiana. Meno nelle altre lingue. Soprattutto meno nell'inglese, che sotto questo punto di vista è il paroliere inglese che deve fare degli sforzi per trovare delle parole di due sillabe per avere questo modo di verseggiare. Così accade, e questi sono gli esempi che vi presentiamo nell'ultimo blocco, che a un confronto linguistico tra una a parità di melodia, l'adattamento linguistico dell'inglese e dell'italiano produce degli esempi molto interessanti. Io qui poi ringrazierò singolarmente le varie formazioni, ringrazio già in anticipo gli esecutori che si alterneranno nel presentare queste canzoni che adesso presento in una volta sola tutte insieme, poi verranno eseguite una dietro l'altra. La prima è una canzone che è stata scritta da un gruppo inglese non molto conosciuto in Italia, che si chiama An Emotional Fish, che hanno fatto una canzone che si chiama Celebrate. È stata ripresa da Vasco Rossi negli anni 90, mi pare, e ne ha fatto una versione che si chiama Gli spari sopra. Intanto provate proprio a vedere anche la differenza proprio del titolo. Celebrate, che è una parola tronca, tre sillabe tronca, e la parola Gli spari sopra. Le sillabe sono cinque ed è piana. Ed è interessante il lavoro che ha fatto Vasco Rossi, perché sotto questo punto di vista va dato atto, almeno dal punto di vista metrico, Vasco Rossi è tra gli autori rispettosi della metrica, meno della grammatica, ma della metrica sì. Per cui ha fatto una versione tradotta in italiano, per cui vi verrà presentato dagli amici di Limbo Neutrale nelle due versioni, quindi una parte della canzone, la stessa canzone, lo stesso colore, è in inglese, poi una parte invece in italiano. Lo stesso esempio è stato, non è una novità, c'è stata proprio una stagione, soprattutto negli anni 60, forse anche prima degli anni 50, in cui questa cosa qui avveniva. E l'altro brano che vi verrà presentato è un altro grande classico sotto questo punto di vista, che è Stand By Me, che è una canzone di Benny King, che è ormai diventato veramente un classico, uno standard mondiale, che in italiano è stata presentata al pubblico italiano da Adriano Celentano, e la traduzione che ne è stata fatta è Pregherò. E la cosa è veramente interessante, perché per poter mantenere la stessa metrica di una canzone tipicamente inglese, che è Stand By Me, e guardate, tre sillabe, come I Love You, Stand By Me, noi potremmo cambiare la canzone, invece di Stand By Me scriviamo I Love You, e la canzone funziona tranquillamente. Per tradurla in italiano, non hanno tradotto con Stai Con Me, ma hanno tradotto con Pregherò.
E notate come il ricorso nelle traduzioni, farete caso, nelle traduzioni in italiano c'è un grande ricorso alle parole tronche. Quindi sarai, per me, pregherò, tu sei, e sei tu, sono io. Cioè, sono tutti tentativi di traduzione nella quale il metro musicale è piano e quindi obbliga a verseggiare con versi tronchi. Apro e chiudo una parentesi, questa cosa qui è ancora più complicata nelle canzoni in francese, nelle quali veramente tutte le parole sono tronche, e quindi tradurre in italiano canzoni in francese è particolarmente difficile. Mi sovviene alla mente una delle canzoni più famose del francese, che è La Mer di Charles Trenet. La Mer, tradotto in italiano è Il Mare, e sentite subito che c'è una sillaba di troppo. Ne ha fatto una versione Sergio Camariere, ha tentato l'impossibile, anzi in realtà penso che le parole le abbia fatte Pasquale Panella, però appunto è un tentativo disperato quello di tradurre in italiano un verso intrinsecamente tronco. Comunque ascolteremo anche Stand By Me e Pregherò nelle due versioni insieme, la musica è ovviamente la stessa, e poi chiuderemo questa volta con un ultimo esempio, questa volta di canzoni tipicamente italiane, di una delle amicizie artistiche, dei sodalizi artistici meglio riusciti della storia della musica italiana degli ultimi 100 anni, cioè il binomio Mogol-Battisti. È veramente un binomio prezioso, perché abbiamo, soprattutto nel caso di Lucio Battisti, la sua vicenda artistica la conoscete, il grosso l'ha fatto con Mogol, poi a un certo punto le strade si sono separate, Lucio Battisti ha tentato appunto qualcosa anche con Pasquale Panella, è durato poco, e poi gli ultimi album li ha fatti scrivendo lui stesso le parole. C'è da dire che i risultati migliori sono comunque quelli in cui uno che sa scrivere parole scrive le parole e uno che sa scrivere la musica scrive la musica. In questo caso la specializzazione e andare d'accordo produce degli ottimi risultati. È stata scelta una canzone che è Il Nastro Rosa, se ne poteva scegliere un'altra, altre, ma questa canzone ci serve proprio per riascoltare questa canzone famosissima di Mogol Battisti, facendo attenzione proprio in questo caso all'aspetto metrico, e sentirete proprio che accade questo. La strofa, nina, 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 sono versi piani, e sotto questo punto di vista il verseggiare della strofa è tipicamente italiano, ma il ritornello è invece tipicamente inglese, e potrebbe essere una canzone inglese tradotta in italiano, invece una canzone italiana con dentro un verseggiare che è inglese, infatti le parole sono tutte tronche, tranne forse l'ultima che è piana. E questo è un qualcosa che troverete molto spesso, in questo caso stiamo parlando di una canzone del fine anni 60, prima anni 70, ma se voi ascoltate molte canzoni diciamo di consumo pop odierne, diciamo degli ultimi 20 anni, scoprirete che accade proprio questo, che soprattutto i cantautori, cioè quelli che scrivono parole e musica insieme, non hanno una grande dimestichezza di metrica e hanno in testa una melodiare che è tipicamente inglese, e quindi che cosa succede? Che le musiche che voi sentite, anche se sono canzoni in italiano, hanno in realtà un incedere che è un incedere tronco, e questo fa sì che i testi molto spesso, nel migliore dei casi sono tutte tronche, ma nel peggiore dei casi si sbagliano gli accenti, quindi amore diventa amore, musica diventa musica, e tutti gli accenti sono sbagliati. Questo capita frequentissimamente. Ascoltate per esempio, faccio un esempio, andiamo a ascoltare le ultime canzoni dell'ultimo Festival di Sanremo, vedrete che la maggior parte delle canzoni sono così. Bene, nel caso di Mogol Battisti questa cosa qui è stata fatta invece con un certo grado di consapevolezza, quindi bisogna riconoscere che non solamente dal punto di vista dell'inventiva poetica, ma anche dell'inventiva metrica, che è la cosa che a noi interessa questa sera in questo slot legato al rapporto della poesia e del rapporto con la lingua italiana, è un binomio particolarmente ben riuscito. Quindi io lascio ancora una volta la parola solo alla musica,
Ricordo ancora le canzoni, prima Gli spari sopra e Celebrate, poi il binomio Stand by me e Pregherò e poi alla fine Il nastro rosa. E gli amici sono quelli di Limbo Neutrale, Afterlife, Ensemble, i singoli artisti coinvolti li citeremo tutti alla fine. Grazie comunque in anticipo già per ognuno di voi. Buon ascolto. Every business up stairway, write the telephone when I get. And that's what beauty does best, it's beautiful. She says the trouble with realities, taking far too seriously. I do a God is good to me, and through the clothes to the cheer that celebrate. This party's over, I'm going home. This party's over, I'm going home. Well, here's a central complication of hung upon confused. It's a traffic burn. Light and traffic light abuse, and it's no strange or any other stranger. He claims it's dangerous to be innocent, cause you're the victim every time. History of insanity, truly on the scene. I celebrate, this party's over, I'm going home. Facile fare delle ingiustizie, prendere, manipolare e fare credere, ma adesso state più attenti perché ogni cosa è scritta. E se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridete. Gli spari sopra sono per voi. Non sorridete. Gli spari sopra sono per voi. Gli
stars and the moon is the only light to see. Now I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, so stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Pregherò per te che la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché la fede non hai, e se tu lo vorrai, crederai. Devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende. Seguendo una libellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, quando già credevo d'esserci riuscito, son caduto. Una frase sciocca, un volgare doppio senso, allarmato non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso e son restato. Chissà, chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera,
magazzino che contiene tante casse, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse. Dovendo scegliere e studiare le mie mosse, sono all'impasse. Mi sto accorgendo che son giunto dentro casa, con la mia cassa ancora con il nastro rosa. E non vorrei aver sbagliato la mia spesa o la mia sposa. Oh no, chissà chi sa chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi. Lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincera. Oh, oh. Chissà chi, chissà chi sei, chissà chi sei. Oh, no. Chissà, chissà chi sei, chissà che questo, perché con questo brano si conclude questa nostra serata, quindi io chiederei agli artisti di essere qua. Adesso li presento tutti quanti, ecco, per favore con la mascherina, perché speriamo sarà tra le ultime volte, però voglio ringraziare uno per uno e in ordine per come mi sono stati scritti qui: Marco Germani, Imma Riccardi, soprano, ecco, grazie. Sofia Bonardi, da questa parte. Ivano Bonizzoni, Carlo Bonnici, grazie. Flavio Buginelli, Riccardo Ferraresi, Diego Consiglio, Federica Casella. Ringraziamo alla regia audio Davide Pagliano, grazie, e Elisa Colli Medaglia al supporto video. E ringraziamo i supporter di questa nostra iniziativa, che sono Excalibur Comunicazione. L'iniziativa è fatta con il patrocinio del comune di Vigevano, e Caffè Diem, che è il nostro sponsor tecnico di riferimento. Antonio Bologna vi ringrazia, ho ricordato tutti? Direi di sì, grazie. Il prossimo appuntamento, per quello che riguarda il calendario delle serate musicali, la prossima serata è il 21 maggio, venerdì 21 maggio, e il tema sarà mare, sapore di mare. No, mare, profumo di mare, quindi un'altra cosa sinestetica. Però anticipo già che faremo una serata musicale straordinaria il prossimo 30 aprile, quindi tra due settimane, perché il 30 aprile è il Jazz Day. E Vigevano è nel calendario ufficiale mondiale, andatelo a vedere, jazzday.com. In tutto il mondo si celebra la giornata di celebrazione di questo linguaggio musicale, e quindi anche qui faremo una serata musicale su questa falsariga, però dedicata esplicitamente al jazz. Quindi ancora grazie a tutti, arrivederci alla prossima occasione. Ciao.